Professoressa, i giovani hanno l'occasione di diventare nuovamente attori della società? Sì, certo, i giovani hanno l'opportunità di diventare non solo attori, ma protagonisti della società. Se la società saprà interpretare i bisogni dei giovani, i giovani sapranno andare incontro alle esigenze della società. C'è una reciprocità in questa, nella riuscita e nell'efficacia di questo incontro. Quali sono i requisiti fondamentali per istruire la cosiddetta cittadinanza digitale? La cittadinanza digitale passa per la competenza digitale e la competenza digitale non si deve intendere solo con l'avere l'accesso alle nuove tecnologie digitali, ma anche a saperle analizzare criticamente, saper produrre e saper essere cittadini, quindi utilizzare le potenzialità del digitale per promuovere, per fare, per proporre, per essere protagonisti della società.